tutti su Genshin. Allora, adesso qua sto facendo solite cose con la benedizione delle lacrime. Ne abbiamo ancora? A parte che c'è la roba lì del login, retinate varie. E devi starci proprio dietro sto season. L'ho fatto bene, allora c'è reperto. Allora qui stiamo ritirando le cose. Se riesco a farlo vedere. Ed è uno. Ed è metto personaggi a caso. Poi non so se dopo giochiamo Genshin sul computer. Comunque. Prendiamo Paimon. Paimon dice che c'è un evento speciale su. Aspetta un attimo. Che succede? La cerimonia dell'iridescente. Partecipa all'evento per ottenere il primo gemma. Ok, mi sa che dopo forse dovremmo tornare su Genji. Adesso però esco dal gioco. Volevo solo farvi vedere cosa combinava. E voilà. Tocca due volte per uscire. Il telefono è qualcosa di incredibile. Volevo solo farvi vedere qua. Niente di che. Mi solo mettere a posto la chat, eccetera. Manca la musica. Lo sue. Manca la musica invece sul computer. E si vede nero perché non ha ancora colto il segnale di Underground. Un'altra cosa che devo fare adesso è togliere quello di Unbound che è già scaduto. Non so se riesco già a toglierlo da qua, così non devo farlo più dopo. Questo lo nascondo così. So che devo cancellarlo e poi non lo cancello, cambio solo semplicemente lui. Beh, e via. Allora, mouse e tastiera, no grazie, manca un pezzo. La musica dovrebbe sentirsi. Adesso proviamo, perché ogni volta che ogni tanto, anzi, spesso. Mettiamo su queste robe qua. Funziona. Avevo abbassato un po' le cuffie. Allora, vai underground. Matagare. Allora, oggi ne facciamo. Allora, facciamo così, visto che siamo quasi alla fine del gioco, e sinceramente. Non ho la minima idea, cioè non ho voglia di fare tutto in 6 episodi, anche di meno. Arriviamo più o meno all'evento 60 o 65, poi ci fermiamo oltre i confini. Se riesci a tenere dietro, potresti metterti in tasca un nuovo premio. Oh, dovrei avviare 100.000 volte. Bentornati su Underground e dopo vediamo se fare Genshin o no. Per adesso siamo qua a cercare sempre di vincere con la secca.
Questa macchina ha una velocità, purtroppo non è buona per il drift. Dico la verità che per il drifting non è affatto buona. Front wheel drive for the win. Ma prendere scorciatoie non ne vale più. C'è LeBron James, pure lì LeBron James è tipo all'ottavo posto, è sbandato. Io sì che bene i nomi che ci sono, sono quelli. Però giocare a sto gioco mi ha fatto ragionare sul fatto che io ragiono quando faccio le gare, che mi 30 metri, se non sono primo ogni tanto via via o mi schianto, qualsiasi cosa. Cioè quello io sono passato giusto giusto, ma come se gioco ti danno premi anche se perdi, è meglio fare la gara. Non via via. Però mi ha... magari in altri giochi farò anche bene. Non ho la pazienza di fare una gara intera per poi arrivare secondo, anche se dovrei fare così. Questa storia vale su Forza Horizon, che continuo a riavviare e poi dico ah non guadagno soldi, non ti sa perché continuo a riavviare. Ah, lo inviate, è il mio amico, non mi ha ancora risposto. l'episodio c'è, sì. Su YouTube c'è. Quello che abbiamo fatto io ieri, che poi non trovavo la serie, che poi l'ho trovato. Se c'era il pop-up del mouse, ma non fateci caso, non chiedetemi come, ma c'avevo il mouse drift anche anziché il Joy-Con drift. No, seriamente, c'è il mouse che ogni tanto quando non lo uso, ma sarà fatto apposta, credo. Non c'è niente il mouse. Si muove. Hai sbloccato il paraurti posteriore di livello 2. Da come adesso sembra che si è mosso, ma non si è mosso il mouse, è sempre lì. Sarà fatto apposta. 4 in 1 no. Concediti una buona mano. Fortin and Vine. Per passare a questi teppistelli con le loro 4-wheel drive. Una brutta giornata, dai una lezione su un rettilineo di un miglio di velocità. Poi noi siamo front wheel drive, quindi teoricamente questi dovrebbero mangiarci vivi, nessuno. Sì, non so, anche su Most Wanted, metà sta cosa, ogni tanto mi trovo il mouse. Niente di strano. Tutto me. Dici, è una cosa che ci pensi, dici, come è possibile? Ma c'erano tutti le crisi. Guarda la Subaru, ce l'avevamo anche noi. Sì, abbiamo sbagliato completamente le marce, cioè stiamo mangiando lo stesso. Presumo che devo riavviare perché appunto mi sono mangiato le marce. Motore. Ai ai ai. Lo immaginavo, quando sentivo che faceva mi dicevo qua c'è qualcosa che non ti... però ti dà punti lo stesso, allora ne vale la pena. Sarebbe bello avere più giochi così al giorno d'oggi, questo.
che giochi che fanno adesso. Devi sempre riavviare. Beh, però deve esserci una scusa per far riavviare. E che cosa? Arrivato terzo. Va bene. Lo accetto. Nel senso che stare qua è abbastanza facile. Che cos'è? La modalità spara è molto più difficile su questo gioco qua che su Most Wanted. Il Most Wanted è molto... grazie, molto di più. Su Most Wanted è molto più facile. L'unica cosa su Most Wanted è che te magnano e... traffico, devi quasi memorizzarti il traffico, cosa fa, cosa non fa. Qua invece è più naturale, però è più difficile cambiare le marce. Aspetta, aspetta, no? No? Non fumarti per favore il motore. Quindi la velocità massima è tipo 3.10, forse la macchina qua. Vabbè, facciamo 3.15 con NOS senza avere il coso che scoppia il motore. B-Dog con l'Eclipse. Sempre con l'Eclipse nera. Ha sbloccato il miglioramento estetico a livello 3. Aspetta, vuol dire che ha sbloccato le vernici? Non credo. Però sono curioso. Ah, tutta sta roba qua. Ce ne sono solo uno. Mi piace questo. Ci può stare. Ah, anche qua. E vabbè, qua l'abbiamo bloccato. Ho visto una serie che è in realtà così identica. Tranne che il Bravurti era... sì, il cofano non era in carbonio. Così. Davanti. Non so, mi piace questo. Io esagero sempre queste cose. Questi non abbiamo ancora sbloccato, questi sono strani. Questo lo teniamo per lo stile. Anche se magari, fammi vedere. Per curiosità, cos'è il cofano? A parte che lo stile serve solo per sbloccare le riviste. Ah, non cambia niente. Apparentemente. Perché ce lo dice. Veramente mi piace. Sinceramente penso. Già pensavo altre volte, il carbonio mi piace, ma... ah, quando vuoi puoi rimontarlo. Da quanto vedo. Quella miseria. Posso mettere tipo questo, questo. Questo mi piace di più, però. Questo. Ah, questo è di sé. Ok. Allora non cambia niente. Mi sarei curioso di mettervi questo. Ma che se ne frega? Un gioco... che cacchio me ne frega? Un gioco vecchissimo. Sto lì a pensare... una macchina è bella. Ma che cacchio se ne frega? Se mi sto divertendo. Giallo e bella Selica. Peccato che... facciamo un lancio. Si sono fissato. Ai, qua il motore non riesco. Ah, vedi che adesso... pensavo che era l'underground che potevi fare tutto il motore. F
freni, pensi dei freni, non mi piace nessun altro colore, sinceramente. Oh. Quindi cos'è che abbiamo sbloccato le cose di livello 2 ma non c'entra niente. Ero lì che stavo guardando. Qua tutto sì, perché è solo estremo. Volendo si può prendere una lanza, una galassia così, questa potremmo comprarci. Sono tentato, però la Civic mi piace. Quella macchina lì la uso ogni cavolo di gioco. Perché è una macchina che mi piacerebbe avere nella realtà. Allora, ogni gioco che posso ce l'ho. Invece la Serica non te le danno più le Serica nei giochi. Vabbè. Quindi questa è una pista. Spazza via i sogni di questi pretendenti per aggiudicarsi. Spazza via i sogni di questi pretendenti di aggiudicarsi il settimo posto della in classifica. Posto di Nestor, onesto, no, sono onesto, è onesto, Nestor, onesto, onesto, fai. Specie che non interromperà la registrazione quando io schiaccio. C'è un momento che torno un secondo a desktop perché deve caricare verso il gioco. Però solo io vedo sta cosa. OBS è controllo. Mamma mia, che macchina. Scusate, ma sta macchina è proprio. Ma io non volevo. Vabbè. Però lo stavo dicendo. Quindi il settimo posto di Nesto. Nesto è quello della Dodge. Sinceramente non è tutta la sua. Ma non capisco. C'era questo qua. Su YouTube continuano a dire schifo la RAM, ma bella, cioè come l'ha fatta il signore lì, il ragazzo qua, che adesso ci leggo il nome se riesco a sentarmi, guardare il nome Primus. Lui è Neo. Ah, lui è Neo. Ok, no, è la Dodge Neo. Sta guidando la Dodge Neo. Ah, c'è un nuovo ragazzo in chat. Bentornato, benvenuto. Devo cambiare che cosa. Come va la domenica? Ragazzotto, iniziamo qua a giocare un round. La nostra scelica. Se avete consigli per altre macchine, volentieri. Basta dire. Io per adesso mi trovo bene in questa macchina. E più che altro è da un po' che non vedo questo gioco. Quindi qualcosa so, qualcosa non so. La grafia di Clutch Masters, che Taskmaster è troppo da peasant. Ora siamo al settimo boss, finalmente. Beh, in ogni caso, venite qua, guardate, siete nuovi o no, mi dite guarda, io uso quella macchina lì. La rezzetta è overpower, quello lo so. Però, come dicevo altre volte, in sto playthrough voglio usare macchine che non uso quasi mai. Disse colui che ha scelto la Mazda MX-5 che la usa sempre su Gran Turismo. No, però mi piacerebbe provare macchine diverse.
Cos'è? Polvere alla polvere, asfalto all'asfalto. José è tornato e non è solo. Dà una bella lezione a lui e ai suoi tirapiedi, dimostrandogli che non sei uno che molla. Sembra quasi che si sta creando un plot per Carbon. Cioè, una macchina che non uso tanto, si può anche usare. Mi dispiace un po' per Hyundai Coupé, la sento, però non me la sentivo. Devo ancora imparare bene a partire. Detto questo, è da 20 minuti che sono qua davanti al computer, sinceramente. Ci vuole un pochettino di warm-up. Aiuto. Questa macchina è qualcosa di incredibile. Non lo dico tanto forte, ma meno male che non c'è tanto traffico. Ah, ho notato che le scorciatoie non servono a niente. Poi magari ci sono le scorciatoie che vanno, però. Get out, dude. Istante reply, please. C'è uno strumento che fa instant reply su. Non è di Twitch, è una cosa esterna. Anzi no, forse c'era anche Twitch, però non so. Lo volevo mettere, non ho detto lascio perdere, anche perché. No, c'è io. C'è. Ce l'ho. Se qualcuno ha. C'ho tanti di quei replay di persone che hanno fatto. E vi ringrazio tanto. Però non. Io dico proprio che cioè, te li salva, sì, però ci sono altri strumenti che addirittura te li salvano, te li puoi importare, tutte queste cose qua, strumenti più avanzati. Non mi piace il colore di questa macchina, sembra senape. È giallo, pensavo che era arancione, è giallo, sì. La Type R del 2000. Questo gioco è del 2002. Ci sono le macchine moderne. Ah, abbiamo anche la 240. Sì. Dopo. No, magari non me lo ricordo. Non mi ammazzate. Questa è già una macchina che uso, che mi comprerei perché la usavo in B su pazzo reso qua. Un po' stufando della serie, sinceramente. Ho paura che mi tenga una macchina talmente tanto che poi. No, per adesso me la tengo. Non è che mi stufo, ho paura di poi finire con un'auto underpower. E gli succedono cavoli perché è la macchina. Non so perché la voglio fare bianca. Bianca sì. Non ci piace bianca. C'è di Cassiti. E poi vediamo. Nel senso che ho paura che tengo sta macchina qua. Poi arrivano i mega mostri e dici che cacchio. E adesso. Vabbè che c'è lo scambio, quindi quello non è un problema, però arrivi lì e dici adesso che macchina prendi? E se quella che prendo non va bene? Sì, lo so, mi faccio il problema. Sei cassettiere. Impara a dominare la legge dei numeri, una gang. Possibilità di batterti. Dimostra che la statistica è contro di loro e non contro di te. Però, come progresso sto gioco va benissimo. C'è un punto morto, dico la serie. C'è un punto morto, ne una pure bianca. Ah, c'era di nuovo quello lì con la serie bianca e rossa. C'è un punto morto che c'hanno tutti le macchine nuove e tu c'hai cioè, vecchie. Usano sintomi da Peasant.
Però però dopo che lo superi va abbastanza, c'è proprio un buco, non so, tra, diciamo, tra il livello 10 e il livello 35, proprio non te danno macchine, niente, un po'. Però poi quando lo superi te lanciano un sacco di macchine. Che ridere. Sto gioco mi fa ridere. Vabbè, però ci sta avere un'intelligenza artificiale scema. Cioè, nel senso, va bene che fa roba bella, ma non è avere una cosa che devi essere sempre lì a sudare, no? Che cavolo, adesso questo mi sorpassa. Beh, poi ti fa una risata, quello lì si gira, si schianta e dice: ah, si è schiantato. È fin troppo avanzata l'intelligenza artificiale di adesso. Devono fare un proprio rimbambito. Tanto è un gioco, non è la realtà. Giocato anche in competitivo, però è sempre un gioco fatto per le competitive, anche tanto lo reputo sempre un gioco. Pensavo che avevo già finito. Questo è il gioco, là c'è la porta. Hai bloccato i terminali di livello 3? Sure, why not? No, è giusto. Permici, accessori. Qui non c'è niente. Ah, ci sono quelli pulsanti già in sto gioco qua, ma dai. Ah, mi piace Rocket. Porca miseria. E qua come lo possiamo fare? Bene così, è semplicissimo. Non mi ammazzate. Ah, siamo saliti di stella. Beh. No, ci ha tolto delle stelle. No, eravamo per tre. Senti che se ne frega. A me piaceva la macchina, va bene. Un reporter di Turbo e Nitech Performance sta scattando delle foto. Vinci la gara e finirai in copertina. Forse 10 anni fa ero lì a dire: no, adesso cerco una cosa perché mi interessano le stelle. Ma che cacchio se ne fai? Anche di più. No. 17 anni fa in questo caso. Samantha dice: c'è un tipo con una telecamera tra la folla. Sembra uno importante. Meglio dare il massimo, giudicarsi settimo posto. Social. Che bello. Senza social, tutto tranquillo. C'erano le macchine sportive in giro. Noi che fantasticavamo per avere le macchine così. Poi c'erano i giornali. Bye bye. Ma stazza. L'unica cosa che non mi piace è come Most Wanted. Sei lì che fai start. C'è motion blur, ma sto su giù fa venire vomitare.
I'm sorry, dude. Se vincevo così. Se vincevo così. No, non c'ho voglia di stare via. Motore rotto, eccetera, perché sta 3 ore. Sarebbe stato meglio andare in mezzo. Oh. Però sono meno, non si può dire. Qua sono meno, Turbo e Tech ha deciso di metterti in copertina per bloccato tracciato inverso. Sei la settimo nella modalità, cioè. Ti sono un po' meno. Non si può dire in sto gioco. Su Most Wanted ti mettevano all'angolo chiuso del salto, dove non vedi, tu fai il salto, dietro c'era la macchina. Ogni volta più piste su Most Wanted di modalità sparo con ste macchine qua che erano oltre il sa, mamma mia, che cacchio di rottura di, non si può dire quante volte, soprattutto con una missione di JV. Mamma mia, la missione a Blacklist JV, che c'è quella gara in modalità sparo che parti dritto, poi devi fare la salita e c'era sempre una macchina sempre al di fuori, facevi un mini salto, pop, ciao, mi chiamo Camion Bug. Comunque sei salito al 7° posto della classifica accelerazione. Ben fatto, sei sulla copertina di Turbo e Night Tech Performance. Ho fatto bene a cambiarmi il colore del motore. Anzi, l'avevo lasciato giallo. Vabbè, che se ne frega. Mi piace anche questa foto. Lightweight, high tech, wheel guide, turbo, high tech performance. Sembrano cinesi questi. Power hungry, mass boost, etiquette, fire underpass, that's big. TurboMagazine.com. Non so, giochi a sti giochi qua e dici, ma come mai Unbound non è così con le riviste? Come mai sono tutti lì che si fanno, oh, l'hai visto l'anime lì, quello lì, che il personaggio è Takumi. Io ho capito, non si rec, prendi Initial D, ma che porco, non me lo far dire, io voglio questo, non, ma ho dei miei amici che gli piace tanto Initial D. Allora, è la stessa cosa, loro dicono, ma che cacchio me ne frega di Initial D, vuole una cosa del genere? Cioè, mi dicono, ma anche a me piace Initial D, ma cos'è quella porcheria che fa le strade di Initial D e non metti la rivista? Cioè, se lo dicono loro, ma lo dicono tutti, ma che cacchio se ne frega? Estreg, non estreg, funny guy. Ma che cacchio se ne frega? Mettete le copertine. E ma è fuori modo. Ma che cacchio me ne frega se è fuori modo? Se te lo chiede in mezza community. Io ci ho già detto. Vabbè. Qui dice, fai sfoggio delle tue nuove elaborazioni nella pista per sbandate e cominciare a vedere il mondo sotto una luce diversa. Sì, l'ho già detto migliaia di volte, questi ci devono guadagnare per la loro famiglia, eccetera, eccetera, quindi per 10.000 fan che se ne vanno, altri 100.000 si aggiungono perché hanno aggiunto cose per i social. Però la verità è che se lo chiedono tutti, se lo chiedono tutti,
RS6 secondo me è meglio di questo. L'RS6 perché pull drifterà al doppio di questo. Questa va benissimo in sparo e in gara, in drift fa schifo. Non fa schifo, che la Subaru era molto meglio. Non è pessima, però non è a livello della 206, capito? Ci siamo capiti? Adesso cioè, dobbiamo arrivare a 9600, non era per 2008 qui. Però penso che diminuisce. Ti cai 100 all'ora così tirare dei raponi. Ve l'ho detto che diminuiva. Ve l'ho detto che diminuiva. Non riesco. Questa macchina non riesco a tenere il per 5. Però ho tirato troppo. Cacchio. Vabbè. Yes sir. No. Dai, arriva a 9600, brava. Anche se è per alcune curve, teniamoci. Mezzica, stiamo andando però. Che miseria. Perché esiste? Ah! Maledetto! Non fammelo dire! Allora. Questo metto esatto, ok. Quando arrivi questa curva qua, ora faccio io a primo modo, oh, non è vero, ci provo. Cioè, ho meschianto e lui è contento, oppure. Vabbè, abbiamo dominato come sempre. Sono contento. Abbiamo scritto aerografia nello speed, mi piace. Aerografia Oz, dai. Tutte di livello 3, cioè. Ci sta dando di tanto quella roba. Che bella quella della Oz. Ah, e questa è quella della Clutch Master. L'abbiamo già superata, no? Enshin Genshin. Questa e facciamo una macchina rossa. Non lo so. Mi è venuto così da dire. Da farlo, anzi. Non si possono cambiare il colore dei. No. Non si possono ancora. Magari dopo, ma i LED del. Le luci anteriori posteriori. C'ha della riscossa. Vuoi il mio posto in classifica? Se non avessi bisogno di allenarmi, non gareggeresti neppure stasera. Già dice che ti prenderà sul serio questa volta. Spediscilo a casa senza tanti complimenti e piazzati al settimo posto in classifica. E se questo è dappertutto. Sembra Colin. Di Carbon. Mi sembra le basi di Carbon sto gioco. Beh, si sa, insomma, se sapete. Le ultime famose di YouTube saprete anche che. Non so se è vero o sto cominciando a avere i miei dubbi, ma apparentemente la città di Underground 1 e Underground 2 Carbon sono la stessa cosa. Per quello che KMG ti dice, ah sei tornato, è perché siamo tizi di Underground.
nostra reputazione è nata nell'underground. Però praticamente la storia sarebbe appunto che il più grande rivale all'inizio è Eddie è il più grande rivale che hai. E poi Reso è il signor Melvin, non scherzo. E da quanto ne so è così. Poi nel YouTube ne conta è di papere, però. Arrivo, ragazzi, arrivo, è solo che sempre da fare. Fa l'idea che mi sono schiantato.
chiedo scusa, ma stare lì a farvi aspettare la faccio partire poi, cioè.